Vediamo di fare rapidamente la correzione della verifica. La tabella, quindi di ricordare le formule coinvolte nei lati risultati, cioè il coseno di pi greco mezzi meno alfa. Pi greco mezzi meno alfa è l'angolo complementare ad alfa, e angoli complementari hanno seno e coseno che si scambiano. Quindi il coseno di questo è il seno di alfa. Poi il seno di pi greco mezzi più alfa. Questi sono due angoli rispetto ad alfa che differiscono dell'angolo retto. In quel caso il seno è uguale al coseno, mentre il coseno di pi greco mezzi più alfa è stato uguale al meno il seno di alfa. Quindi seno di pi greco mezzi più alfa è uguale a coseno alfa. Ok, vi risulta? Ditemi se vado troppo veloce. Poi vi si chiedeva la tangente di pi greco meno alfa, la tangente periodica di periodo pi greco, quindi il pi greco posso ignorarlo, che vuole la tangente di meno alfa, e la tangente dell'angolo opposto è l'opposto della tangente dell'angolo. Oppure, se preferite, potete vederlo così: la tangente dell'angolo è seno su coseno, e seno pi greco meno alfa è uguale a sen alfa, mentre il coseno di pi greco meno alfa è meno cosen alfa, quindi solo uno dei due cambia segno, la tangente cambia segno. Coseno di 2 pi greco meno alfa, anche qui il coseno periodico del periodo di 2 pi greco, il coseno dell'opposto dell'angolo, sono angoli che sono punti simmetrici rispetto all'asse delle x, la scissa è la stessa, hanno lo stesso coseno. Angoli associati, questo è alfa, quest'angolo è 2 pi greco meno alfa, hanno la stessa x, coseno lo stesso. Seno di 2 pi greco meno alfa, stesso discorso di prima, solo che stavolta il seno è l'ordinata e le due ordinate sono opposte, quindi questo è meno seno alfa. Okay. E infine tangente di alfa meno pi greco, ma la tangente periodica di periodo pi greco, che io aggiunga o tolga pi greco non ha alcun effetto, quindi questa è uguale alla tangente di alfa. Ok, esercizio numero 2. Dobbiamo trovare il valore di questa espressione, seno di 5 quarti pi greco per il coseno di 4 terzi di pi greco più il seno di 7 sesti pi greco per il coseno di 5 quarti di pi greco. Allora, andiamo per gradi, calcoliamo il seno prima di 5 quarti pi greco. 5 quarti pi greco, 5 differisce di 1 unità rispetto a 4, quindi posso pensarlo come 4 più 1, questo lo scrivo come il seno di pi greco più pi greco quarti. Seno di pi greco più alfa è uguale a meno seno alfa, quindi meno il seno di pi greco quarti, cioè meno radice di 2 mezzi. Ok? Aspetto goniometrico se preferite. Se questo è pi greco quarti, 5 quarti pi greco è questo, è diametralmente opposto.
quindi cambia il valore, è lo stesso ma cambia di segno. Poi ho il coseno di 4 terzi di pi greco, stesso disposto, lo stesso coseno di pi greco più pi greco terzi stavolta, perché 4 è 3 più 1. Anche qui, se questo è pi greco terzi, questo è 4 terzi di pi greco, il coseno cambia di segno, questo è meno il coseno di pi greco terzi, che è meno 1/2. Pi greco terzi 60 gradi, è il coseno che vale 1/2. Questo meno rimane, viene meno 1/2. Ditemi se vado troppo veloce, se è qualcosa che non capite, mi raccomando. Poi abbiamo il seno di 7 sesti di pi greco, che è il seno di pi greco più pi greco sesti. Anche qui, analogamente a prima, ho meno il seno di pi greco sesti, ma pi greco sesti ha un seno che è 1/2, quindi questo vale meno 1/2. E da ultimo il coseno di 5 quarti di pi greco, cioè il coseno di pi greco più pi greco quarti, che vale meno il coseno di pi greco quarti, cioè meno radice di 2/2. Ditemi se ci siete. Mettiamo tutto insieme. Posso la mia pagina? Abbiamo, quindi, allora, seno 5 quarti pi greco meno radice di 2/2, meno radice di 2/2 per coseno 4 terzi che è meno 1/2, in cui faremo di meno 1/2, più il seno di 7 sesti meno 1/2, per il coseno di 5 quarti pi greco che è meno radice di 2/2. Meno per meno fa più, 2 per 2 fa 4, quindi ho sopra radice di 2 per 1 che fa radice di 2, 2 per 2 4, meno per meno fa più, 1 per radice di 2 radice di 2, 2 per 2 4. Radice di 2 quarti più lo stesso numero fa 2 volte radice di 2 quarti, per gli amici radice di 2. Quindi è chiaro? Ora passiamo al numero 3. Ok? Anche qui si deve calcolare, di verificare la relazione. Quindi, cotangente di pi greco sesti più la tangente di 7 sesti pi greco per la tangente di pi greco terzi meno la cotangente di pi greco terzi chiuso più il seno di 11 sesti pi greco più il coseno di 4 terzi pi greco, così deve dare 5 terzi. Allora, la cotangente di pi greco sesti è 1 fratto la tangente di pi greco sesti, quindi 1 fratto radice di 3 terzi, che è radice di 3. Fratto radice di 3 terzi, quindi 3 sopra radice di 3 sotto, semplifico, rimane radice di 3 numeratore, tutto chiaro? Poi la tangente di 7 sesti è la tangente di pi greco più pi greco sesti, quindi la tangente di pi greco sesti, perché la tangente periodica di periodo pi greco, che viene radice di 3 terzi.
la tangente di pi greco terzi, radice di 3, la cotangente di pi greco terzi, che è 1 fratto la tangente di pi greco terzi, quindi radice di 3 terzi, posso fare l'inverso di questa. Poi ho il seno di 11 sesti di pi greco, che è uguale al seno di 2 pi greco meno pi greco sesti, che è uguale a meno 1/2. 2 pi greco meno alfa è il seno, che è uguale a meno di seno alfa. E poi il coseno di 4 terzi di pi greco, cioè il coseno di pi greco più pi greco terzi, il coseno di pi greco più alfa è uguale a meno il coseno di alfa, e il coseno di pi greco terzi è 1/2, quindi qui viene meno 1/2. Ci giochiamo queste carte e viene che posso cambiare pagina. Allora, e abbiamo il primo termine, ci dà radice di 3 più il secondo, la tangente di 7 sesti, radice di 3 terzi, per qui abbiamo la tangente di pi greco terzi, di nuovo radice di 3, poi abbiamo meno la cotangente di pi greco terzi, radice di 3 terzi, ok, e poi più il seno di 11 sesti meno 1/2 più il coseno di 4 terzi di greco, un'altra volta meno 1/2, quindi abbiamo meno 1/2 e meno 1/2. Ok? Questo, se lo osservate bene, è un prodotto notevole e viene radice di 3, e radice di 3 che fa il quadrato fa 3, meno il quadrato radice di 3 terzi fa 1/3, meno 1/2 meno 1/2 fa meno 1, 3 meno 1 fa 2, B per A meno B, la somma per la differenza, il quadrato del primo che è 3, il quadrato del secondo che viene 3 nondi, cioè 1/3. Tutto chiaro? Ditemi se posso andare avanti. Quindi la verità era verificata. Mi sembra che siamo al quarto esercizio. Semplificare la seguente espressione: seno di 2 pi greco meno alfa più 2 volte coseno di pi greco più alfa più 3 per il seno di pi greco mezzo meno alfa meno il coseno di meno alfa. Allora, il seno di 2 pi greco meno alfa rispetto al seno alfa hanno, questo è alfa, 2 pi greco meno alfa hanno ordinate opposte, quindi questo è meno seno alfa. Il coseno di pi greco più alfa hanno diametralmente opposti i coseni e i seni, si invertono di segno, quindi è 2 volte meno coseno alfa più 3 volte
il seno di greco mezzo meno alfa, il greco mezzo meno alfa è complementare ad alfa, quindi il seno si scambia con il coseno, e infine il coseno di meno alfa, angoli opposti hanno lo stesso coseno, questo è uguale a coseno alfa, quindi il segno meno davanti rimane. Quindi, semplificando ancora, ho meno sin alfa, meno 2 coseno alfa, più 3 coseno alfa, meno coseno alfa. Meno 2, meno 1 fa meno 3, più 3 fa 0. E rimane meno sin alfa. Ok? Tutto chiaro? Ultimo esercizio. Punto. Due volte la tangente di y mezzo meno alfa, che è meno, pardon, fratto 1 più la cotangente di y meno alfa al quadrato meno il coseno di y mezzo meno alfa più il seno di y mezzo meno alfa, tutta la seconda deve dare meno 1. Vediamo se è vero. Allora, la tangente di y mezzo meno alfa, siccome seno e coseno si scambiano, diventa 1 fratto tangente cotangente. Meglio se lo scrivo come coseno fratto seno, anche perché dopo ho seno e coseno. Quindi qui mi viene 2 per coseno alfa fratto seno alfa, cioè 1 fratto tangente di alfa o cotangente di alfa, se preferite. La cotangente di pi greco meno alfa, ok, siccome il seno e il coseno hanno comportamenti diversi, cioè seno di pi greco meno alfa è seno alfa, coseno di pi greco meno alfa è meno coseno alfa, cambia di segno, ma siccome è al quadrato il segno si cancella e rimane 1 più la cotangente di alfa, cioè 1 più coseno quadro alfa fratto seno quadro alfa. Poi ho meno, che posso fare in due modi diversi. Il quello più semplice è applicare gli angoli associati a questi due angoli. Il coseno di greco mezzo meno alfa diventa seno alfa e il seno di greco mezzo meno alfa diventa coseno alfa al quadrato. Ora attenzione, il denominatore ha sì un coseno quadro e un seno quadro, ma questi sono sommati a 1. Queste e queste non sono semplificabili, perché questa espressione è una degola, sommata a 1, non è moltiplicata. Devo sommare questi due termini per fare la semplificazione. Quindi mi rimane sopra due volte coseno alfa su seno alfa, sotto il minimo comune multiplo è seno quadro alfa e ho seno quadro alfa più coseno quadro alfa che fa 1. Poi ho meno il quadrato di seno alfa e coseno alfa, mi dà seno quadro alfa più coseno quadro alfa che farà 1 più 2 volte seno alfa coseno alfa, quindi ho meno seno quadro alfa più cos quadro alfa più 2 volte coseno alfa. Ora, questa frazione la scrivo come numeratore per l'inverso del denominatore. Siccome il numeratore è 1, mi viene 2 per coseno alfa su seno alfa
per 6 in 4 alfa diviso 1 non ho vita. Poi ho meno 6 in quadro più 6 in quadro mi dà 1, poi ancora meno 2 segnale fa cosenale. Qui il 6 in quadro e il segnale fa si semplificano e mi rimane 2 cosenale fa segnale fa meno 1 meno 2 segnale fa cosenale fa. Questo termine e questo termine si semplificano e rimarrà solo meno 1. Prego? Ah sì, grazie. Se no non ho semplificato. Grazie. Ok. Se non ci sono domande, mi fermo qui con la registrazione. Questo completa la correzione.